Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La guerra, Nikolaj Lidin. Guardi, in Ucraina le tifoserie sono state usate dalle milizie neonaziste dal 2014 proprio per massacrare la gente. Purtroppo noi in Occidente non abbiamo prestato attenzione a questi casi. Quando io ho diffuso per primo in Italia le immagini su mio Facebook, tra l'altro l'ho fatto perché nessun giornale volevo fare, ho diffuso le immagini della gente bruciata viva, massacrata dai neonazisti nella casa dei sindacati di Odessa, che sono stati massacrati più di 50 persone. Ci sono ancora video su YouTube, perché questa gente si filmava mentre uccideva. Certo. La gran parte di loro erano i tifosi, e anche la premier ucraina all'epoca ha ringraziato le tifoserie ufficialmente, ha fatto un ringraziamento delle tifoserie per questo gesto di incivile, cioè questi massacri. Quindi io, guardate, io vivo in Occidente, io sono occidentale, ma quando io vedo come noi cerchiamo di ripulire la faccia a delle canaglie, io veramente mi arrabbio, perché noi ci stiamo pestando la nostra onestà intellettuale. Quindi dobbiamo imparare a dividere chi sono le persone che meritano rispetto. Certo. Perché qua non si tratta di stare da parte di Putin o da propaganda russa, perché non è propaganda russa che ha massacrato la gente in Odessa, non è propaganda russa che ha fatto le fosse comuni che persino l'ONU e Amnesty ha scoperto, e che la gran parte di massacratori provenivano proprio dalle tifoserie di calcio. Ma poi dobbiamo proprio, cioè, in questa situazione dobbiamo dimostrare le tifoserie, cioè la gente che si picchia. Certo. Per 22 personaggi che giocano con un pallone. È chiaro. Allora, Salvatore.